Anche due classi della scuola media ad Anegri aderiscono al progetto e sono state presenti questa mattina alla presentazione. Hanno già fatto un incontro con i ricercatori della Fondazione Cima e nei prossimi mesi vedranno altri laboratori per comprendere i fenomeni atmosferici. La cosa interessante penso che sia il fatto che si leghi gli aspetti teorici di quello che si può conoscere attraverso gli insegnamenti in classe, attraverso i libri, con gli aspetti pratici di laboratori che fanno vedere nella realtà quali sono gli strumenti per misurare gli agenti atmosferici che ci sono nei nostri territori e quindi anche capire quali sono le modalità con cui si possono attuare la prevenzione in situazioni di pericolo, come purtroppo sempre più spesso negli ultimi anni sono avvenute nei nostri comuni.